Adesso parla Norma Rangeri, direttrice del Manifesto Quotidiano. Compagne e compagni, amiche e amici, solo due parole. Molto è stato già detto e altri parleranno dopo di me. Nei giorni scorsi, del resto, ho scritto, come molti altri, sul giornale di Rossana, dei ricordi che ci legano, di lei soprattutto per chi arrivava al manifesto a 20 anni, di lei come madre e come maestra. E non lo è stata solo per noi del manifesto, ma per tutta la sinistra, o perlomeno per quella parte della sinistra che aveva appunto riconosciuto in lei una personalità politica, un intellettuale e un simbolo di moralità politica, che è un elemento importante, forte, costitutivo di tutto il gruppo storico del manifesto. E oggi noi siamo qui, diciamo, in memoria e in omaggio. A che cosa? Ad una lunga storia, ad una grande storia, come abbiamo scritto e titolato nella copertina del giornale che abbiamo dedicato alla sua scomparsa. Una storia che ha attraversato tante generazioni, alcune hanno parlato già, altre più giovani parleranno dopo di me. È una storia che ha un nome, che si chiama Manifesto. Insieme a Luigi Pintor, insieme a Lucio Magri, insieme ad Aldo Natoli, insieme a Valentino Parlato, ad Eliseo Milani, a Filippo Maone, a Michelangelo Notariani e naturalmente a Luciana Castellina, che concluderà questo nostro incontro. Oltre 50 anni fa, perché tanti ne sono passati, tutti insieme diedero vita a un gruppo che aveva vissuto la resistenza, e Tortorella lo ha ricordato, Rossana aveva il nome di battaglia Miranda, che aveva combattuto nel PC e poi dialogato intensamente con il movimento studentesco, e Massimo D'Alema nell'intervista al nostro giornale ricordava proprio questo. E quindi formato una organizzazione e un quotidiano che resta ancora oggi un punto di riferimento per chi a sinistra non si accontenta dello stato di cose presenti, conservando, lo voglio sottolineare, la capacità di vedere la realtà diversamente e di esercitare un pensiero critico, radicale, profondo e mai settario. Naturalmente non sempre ci riusciamo, siamo in fondo nani sulle spalle di giganti, con il nostro giornale, con il nostro lavoro, ma quello che Rossana ci ha trasmesso cerchiamo comunque di farlo vivere nella nostra quotidianità. E negli ultimi 2 anni Rossana era tornata a scrivere sul giornale, ha scritto di aborto, dei ricurgiti fascisti, ha ricordato Banfi e ha scritto su Berlinguer, perché, come ci ha inviato un messaggio una nostra lettrice del manifesto in una delle centinaia di lettere che abbiamo ricevuto, che ci stanno sommergendo e di cui daremo conto fino all'ultima, in un'intervista Rossana ricordava, alla domanda quale fosse, diciamo, il suo desiderio, la risposta era stata scrivere sul manifesto. Mi dispiace molto per il fatto che se n'è andata e che non potrà esserci quando il prossimo 28 aprile arriveremo a 50 anni di vita del nostro giornale. 50 anni di informazione naturalmente, ma di critica anche, di testimonianza anche, di speranza anche, che non ci sarebbero stati se non avessimo alle spalle l'esperienza, la cultura, l'etica, i valori di cui sono stati espressione Rossana, Luigi e tutti gli altri.
Non c'è tempo, ma tutti potete capire, vedo che qui ci sono molti capelli bianchi, cosa significava andare in redazione a Via Tomascelli, al quinto piano di Via Tomascelli, quando stavamo insieme giorno e notte, lavoravamo insieme, mangiavamo insieme, condividevamo le case. Era un gruppo solidale e forte che condivideva un'esperienza di vita oltre che di lavoro. Vedete, noi del Manifesto, e spero che questo messaggio arrivi ai più giovani, come diceva Macaluso, dentro e fuori la redazione, abbiamo avuto un privilegio inestimabile, inestimabile perché unico, non riproducibile, cioè di aver lavorato ed essere cresciuti dentro una grande scuola di politica e di aver avuto maestri straordinari. E le lettrici, i lettori che ci scrivono in questi giorni ci dicono che siamo stati onesti, buoni allievi, proprio perché abbiamo mantenuto acceso e luminoso in tutti questi anni il faro del Manifesto. Io personalmente devo molto a Rossana come a Luigi Pintor, perché da loro ho capito che i principi, i valori, i pensieri, quello che si è, quello che si fa, sono le ancore della nostra esistenza. E lo sono soprattutto per chi si batte per un mondo più giusto, per un mondo di eguaglianza e di giustizia. E quindi ciao Rossana e grazie.